rieccoci qui di nuovo tra noi, video particolare, tra l'altro penso che lo metteremo tra le pillole perché è un video reaction, lui dimostra il reaction, lui farà solo questo durante tutti i video, sarà una reaction vivente, su un tema che sta colpendo i giochi di ruolo, un tema molto molto grosso e molto dibattuto. Allora, premettiamo che voci ufficiali ci sono, sì, no, a volte sono così appunto voci. Potremmo sbagliarci, chiamiamo le mani davanti proprio come, ecco. Allora, avrete notato, credo, che alcuni titoli qui in Italia, io già parlo solo per l'Italia, dell'Asmodee, sono stati così. Prima erano fissati per ottobre, novembre, ad esempio Eberron o Volo, manuali che tutti attendavano, e adesso sono spariti, sono tornati da definire. Perché? Che cavolo è successo se fino a luglio uscivano i manuali? Io mo cercherò di non essere troppo volgare, è che purtroppo gli americani sono... Rimanete in America, basta! Il problema lo sai qual è? È che la Wizard è americana, è quello il problema che andate. Ovvero, spieghiamo. Allora, sembra che tutto quanto il mondo dei giochi di ruolo, ma soprattutto Dungeons & Dragons era 5.0, è bloccato, di fatto è bloccato. Perché? Tra l'altro noi avevamo una nave, quello sì, è bloccata, sì, poi magari dopo anche in arresto, perché, sì, infatti, le gift, non so se voi come noi si volevano comprare il gift, la deluxe gift di la Dungeon, quella è stata arrestata, da qualche parte è ferma. Sono 4 mesi che l'aspetto! Già, e chissà quanto, ma poi vorrei sapere dove sta sta nave, cioè da che parte sarà in porto, da che sta lì, stazionata, oppure la affondano, credo io adesso. Tu dici che c'hanno. Ah, può essere, sì, può essere. Immagini un mercato lì. Ci andiamo. Allora, non arriverà nulla per un po' di tempo, non sappiamo neanche quanto. Perché? Perché in America, come ben sapete, ci sono tutte queste problematiche, come tutto questo momento di rivolta sociale, chiamiamola così, con ad esempio movimenti quali Black Lives Matter, eccetera, altre cose. Che hanno colpito, tra le altre cose, il mondo del cinema, il mondo dei fumetti, anche tutto l'intrattenimento e, purtroppo, anche il mondo dei giochi di ruolo. Allora, hanno deciso di rendere il tutto più friendly, più, diciamo così, inclusivo, loro utilizzano il termine inclusivo. E in pratica... inclusivo, però, è una grossa cacata, però. Cioè, mettere sta parola... Sì. Metti in difficoltà gente ignorante come me, punto, serve solo a quello. Dici, può essere. Ma che cazzo significa? In pratica. Tutto inclusivo. In pratica. Io che faccio la cacca inclusivo. In pratica si sono accorti, secondo me, si sono svegliati un giorno e hanno detto: come possiamo eliminare il razzismo dal mondo? Su D&D cambiamo le cose e vedrai che il razzismo il giorno dopo non esiste più. Perché secondo me è così che l'hanno pensato. Stanno modificando radicalmente, mi verrebbe da dire, alcune cose fondamentali che abbiamo sempre conosciuto del gioco di ruolo per renderlo appunto più inclusivo. Ora, per alcune cose io sono anche d'accordo, ok? Io sono una di quelle persone, tra l'altro sono progressista, quindi l'accetto ben volentieri, ad esempio che si vogliono mettere personaggi omosessuali anche nelle avventure. Non dico nulla. Non dico nulla. Sono molesto, però sono 20 anni che lo faccio sta cosa, Cioè, non è che mo perché l'ho sempre fatto. Ci vuole uno che ti rovina sempre. Però altre cose, invece, mi è più difficile dargli ragione. Ne citerò alcune. Ho paura che tornerai presto da noi. Una, e io lì non ci ho visto più. No, anche quello. Una è quegli altri. Che già l'hanno cambiati rendendoli gender fluid. Quindi un giorno sono una cosa, un giorno sono una... Gli elfi sto parlando. E vabbè, fino a lì, uno. State qua. Ma adesso addirittura mi hanno attaccato una razza a me personale, che è quella dei Drow, gli Elfi Oscuri, che non saranno più cattivi di base. Ora, perché tutto questo? Perché qualcuno ha detto Elfi Scuri, pelle scura, cattivo, razzismo. Questo è stato proprio... Ma chi cazzo è il Drow più famoso di tutta la storia? Un Drow buono, cazzo, uno! Il più famoso... Ma... Vabbè, lo so. E quindi andranno a modificare questa cosa qui. E come dice il mio compare, è proprio così. I romanzi di Salvatore ti volevano raccontare che un personaggio come Driz,
nato in una città caotica, mezzo Balanzan, con una razza che tendendo al malvagio di Drow, riesce a diventare buono. Proprio perché? Perché la sua razza non influisce su di lui. Cioè, una persona che crea una cosa del genere per far capire che la razza non è importante, il messaggio di fondo profondissimo è quello, e poi arriva la gente e no, non è inclusivo. Ma è quello che è la cosa che tu la fa capire come l'inclusività può andare oltre. Ma perché? Perché? Perché spesso nella vita è importante combattere per accettare qualcosa, per arrivare a un punto. Cioè, nasci con dei pregiudizi, battiamoli sti pregiudizi. Invece no! Invece poi gli diamo tutta la pappa pronta. In pratica sì, e poi non assorbono niente. Prima lui faceva questo. Era un ottimo reaction man. In pratica, voi sapete che c'è Ravenloft, c'è la versione così, diciamo, non ufficiale del Conte Dracula, che è il Barone Mostragaro, e hanno deciso di renderlo anche lui, non lo so, più inclusivo, che non ha senso qualcosa. Diciamo che lui, essendo Dracula, ma se avete letto i vampiri, Bram Stoker è quello, vampirizzava maggiormente le donne, le catturava, le rapiva, col suo charme le rendeva obbedienti. Che è successo? Hanno detto che non è possibile, non è una cosa sbagliata. Quindi andranno a modificare quella cosa lì e lui praticamente adesso charmerà anche gli uomini. Ma perché? Perché? Se lo dico, chiudi il canale. Perché? Chiudi il canale, se lo dico. Sì, è possibile. Non è che così gli omosessuali si elevano perché uno adesso vampirizza pure gli uomini. Ma che senso ha? Questo è cambiare la storia, però. La storia non si può cambiare. O inventiamoci che i nazisti erano buoni. Per essere inclusivi, dai. Quello è il problema. Quello è il problema. Non ho mai sono d'accordo con lui. Io so che in America battono la statua di Colombo perché dicono che Colombo ha portato il male. Ma non è così. Ma come cazzo? Ma che cavolo che c'è gli americani? Non è che si sono fottuti il cervello in una maniera. Invece purtroppo noi europei dipendiamo ancora da loro e quindi ci ritroviamo questa cosa qui. Ma Dungeons and Dragons è un fantasy. Cioè, ma lo dice la parola, ma che c'è uno studio? Fantasia. È un mondo in cui tu, tra virgolette, ti rifugi per allontanarti dalla realtà. E ci sono magari delle cose un po' strane. Ad esempio, parlavamo di Ravenloft, hanno fatto sì che una razza del gioco che era associata agli zingari, hanno tolto la parola zingari perché è problematica e ci hanno messo, l'hanno resi più friendly, mettiamo così, più accettabili. Va bene, tutto ok, fino a che vogliamo fare queste modifiche, ok, ma perché mi devi cambiare? Leggevo addirittura che vorranno far sì che i nani non saranno più per forza bassi di statura. Ma non ha, ma porca miseria, non ha senso, ma non ha senso, ma ci rende. Io da domani prendo tutti i nani della mia avventura e li fico sui tramboli, però rimangono nani. Perché? Oppure che i nani non sono solo di montagna, ma possono essere anche di mare. Ma vabbè, cioè, il fatto è che è un allora, lì c'è scritto Dungeons and Dragons, tutto il DM si occupa della fantasia, usa la sua fantasia per creare un mondo. Poi ci sono delle regole, delle ambientazioni da cui puoi pescare. C'erano già ste cose. Io leggo Salvatore, l'ho detto prima. Lui ad esempio faceva il nano druido che si occupava del bosco. Capito? Una cosa al di fuori dallo schema. Non è che adesso, come diceva il mio collega, devi tutto aver già servito e pronto, perché non serve a nulla. Il razzismo non lo sconfiggi se lo metti su un manuale. Capito? Porca di quella miseria, mi sto contenendo pure io. Va bene modificare alcune cose, ma bloccare tutto e cambiare radicalmente. Allora, o siamo vecchi noi, probabilmente è questo. Oppure siamo anche noi troppo attaccati, in fondo è un fantasy che ti frega se lo cambiano. Può essere anche quello, siamo un po' troppo forse chiusi noi, non lo so. Sta di fatto che il mio compagno me lo diceva, fanno questo probabilmente non per noi ma per le nuove generazioni. Però a me mi sa di censura razzista, cioè a me mi sa di veramente. Ma io diventerò padre il 3 aprile 2021 e io gli faccio giocare l'avventura D&D come l'ho conosciuta io, vabbè? Oh! Sì, perché di fondo D&D non era razzista, è come quando dissero di Tolkien che gli Eastling là erano neri, stavano con Mordor, allora Tolkien era razzista. No, non è assolutamente vero, perché lui scrisse pure di neri che erano buoni. Ma porca di quella vacca, perché dovete rendere tutto bianco-nero, tutto buono-cattivo? Non è così. Reaction Man, io qui già c'ho più, sono stanco, sono avvilito, stanco. Quindi, da quello che ho capito, avremo un Dracula
lievemente omosessuale. E che sì. E ci sta, ma pappe. Poi non avremo più i nani, perché avremo i nalti. I nalti? Si chiameranno i nalti, perché se sono bassi vengono presi in giro. E gli halfling mi viene da dire. Aspetta. Quindi avremo i giganfling. Cambiamo tutto! Cambiamo tutto, a questo punto andiamo a riprendere tutti i film del passato, rifacciamoli da capo perché sono tutti quanti scorretti. Ma purtroppo temo che lo stanno già facendo in parte. Io lo... E quindi, niente, questo era veramente un video un po' così, ora, magari noi ci sbagliamo. No, che poi, ci ripenso dopo, no, torna indietro. Ci provo. Non rompete, cioè, no, fici, zitta. Non parlavi. Mi state dicendo che non posso più. Avete capito? Ti ho detto sogno orale. Però che so grasso. Che faccio schifo sta faccia, Che la tizia la devo curare. E questo però ci è. E quindi, ecco, ritorniamo proprio lui Reaction Man. Da noi, dai Rolling Gamers, in questo momento difficile per i giochi di ruolo e tutto, speriamo che gli venga in brocca una cosa un po' più seria, o comunque che queste modifiche, diciamo così, ce le faremo calare, o che siano piccole, che ci ripensino un po', ma non credo. Quando usciranno i nuovi manuali ve lo faremo sapere, non ne abbiamo più idea, non credo non ne abbia più idea nessuno a questo punto. E tra l'altro modificheranno i manuali base, quindi avremo dei manuali vecchi, unpolitically correct, e i manuali nuovi, politically correct, magari li venderemo su eBay e costeranno di più un giorno. Dalla tristezza dei Rolling Gamers è tutto, io sono tristissimo oggi, e io, il Reaction Man, e il... Ok, ecco che arriva. E io sto video non lo volevo manco fare. Lo so, sì, che siamo... Andiamo via. C'è attenzione. È tutto ragazzi, alla prossima! How far can we get if we sell?